Nell'autunno del 1971 tutta l'Italia fremette nel leggere a grandi titoli sui giornali che uno zio, invaghitosi della nipotina, l'aveva rapita e uccisa insieme ad altre due bambine. I giornali gli diedero il nome di Mostro di Marsala. Il 21 ottobre 1971, a Marsala, in provincia di Trapani, la piccola Antonella Valenti uscì di casa per accompagnare a scuola la sorellina Liliana di 5 anni. La piccola cominciava le lezioni alle 13, perché le aule erano poche e i bambini dovevano alternarsi. Ad accompagnarle lungo la strada c'erano le sorelline Marchesa, Virginia, di 9 anni, e Ninfa, di 7. Dopo aver visto Liliana entrare in classe, le tre bambine ripresero la strada per tornare a casa. Passarono le ore, ma le bimbe non fecero ritorno. Vito Impicché, il nonno di Antonella, a cui la piccola era stata affidata dai genitori emigrati in Germania, cominciò a preoccuparsi e dette l'allarme. Anche la famiglia delle sorelline Marchese era in agitazione. Neppure per un attimo i carabinieri, avvisati della scomparsa, pensarono a un rapimento a scopo di estorsione. Non poteva trattarsi di una questione di soldi. La sera stessa, alla luce delle torce, iniziarono le ricerche tra le tante cave di tufo nei dintorni della cittadina siciliana. Nell'immediatezza del fatto, vennero subito ascoltati i compagni di scuola, i vicini di casa, i familiari. Le ricerche si protrassero per diversi giorni, senza però arrivare al ritrovamento delle piccole. Il procuratore della Repubblica, Cesare Terranova, di fresca nomina a Marsala, lanciò un appello. Chiunque sappia qualcosa, si faccia vivo. Si fece vivo Hans Hoffmann, un benzinaio tedesco, che raccontò di aver visto nel pomeriggio del 21 ottobre una Fiat 500 diretta verso Castelvetrano con un uomo alla guida. In quella frazione di secondi in cui l'auto gli sfrecciava davanti, avrebbe notato le bambine sedute sui sedili posteriori mentre picchiavano le mani contro il finestrino come per chiedere aiuto. Sembrò la pista giusta, ma venne subito smentita da Giuseppe Limandri, che si recò spontaneamente dai carabinieri dicendo che era lui alla guida della Fiat 500 vista da Hoffmann mentre si dirigeva in ospedale per trovare un parente e che dietro non erano le bambine a sbattere le mani sul vetro, bensì sua figlia che faceva i capricci. Hoffmann però aveva parlato di tre bambine. Così il procuratore Terranova fu costretto a richiamarlo. Voleva riascoltare i fatti dopo la diversa testimonianza di Limandri. I carabinieri andarono dal benzinaio, ma non lo trovarono. Era rientrato in Germania. Terranova decise allora di convocare la moglie di Limandri. La donna fu sorpresa che il marito si fosse presentato a deporre e per di più aggiunse che sicuramente doveva essersi confuso perché in ospedale i bambini non erano ammessi e affermò di non aver mai sentito parlare del parente in ospedale. Terranova convocò nuovamente Limandri, ma era troppo tardi. L'uomo era morto precipitando da un tetto che stava riparando. Disgrazia o delitto, la storia finì così. Altra pista battuta fu comunque quella del crimine a sfondo sessuale da parte di un pedofilo. Per questo Terranova ordinò un censimento di tutti coloro che avevano precedenti specifici per sottoporli a interrogatorio. Nonostante i numerosi appelli del procuratore, la fuga di notizie fu inevitabile e la piccola comunità marsalese, profondamente colpita dalla vicenda, reagì impulsivamente quando venne a conoscenza del nome di un sospettato. Era Michele Vinci, zio di una delle piccole scomparse. Il suo nome venne segnalato al procuratore perché tutti erano a conoscenza che in famiglia c'era qualche problema psichiatrico. Terranova lo convocò e lo interrogò e lo rilasciò subito. L'uomo appariva tranquillo e aveva un alibi solido. Quel giorno, come di consueto, era andato alla Cartotecnica San Giovanni, dove lavorava come fattorino. Tutti i colleghi confermarono l'alibi di Michele Vinci. La mattina del 26 ottobre, il corpo di Antonella Valenti venne ritrovato per caso dall'idraulico Ignazio Passalacqua in una scuola abbandonata in contrada Racalia. Il ritrovamento suscitò le perplessità degli inquirenti, poiché la scuola era stata perlustrata il giorno prima senza nessun riscontro. Per gli inquirenti, la bambina fu quindi portata nella scuola la notte precedente al ritrovamento. Il corpicino
risultava parzialmente carbonizzato. Le braccia e le gambe erano state immobilizzate con un largo nastro adesivo che le copriva anche la bocca e le causò la morte per soffocamento. L'autopsia accertò che l'assassino aveva seviziato la bambina, ma non l'aveva violentata. Inoltre, appurò che Antonella non morì subito dopo il rapimento, ma fu nutrita con pane, salame e cibo in scatola e tenuta in vita fino a poche ore prima il suo ritrovamento. L'indizio più importante fu il rotolo di nastro adesivo con il quale la piccola era stata soffocata, ritrovato accanto al corpo. Le indagini non rivelarono nessuna traccia di impronte sul nastro adesivo che avvolgeva il cadavere. Sicuramente l'assassino doveva aver usato dei guanti. Quel nastro però fu importante e fece compiere un passo decisivo nella ricerca del colpevole. Il nastro veniva fabbricato in Lombardia da una ditta che nel Trapanese aveva in quegli anni un solo cliente, la Cartotecnica San Giovanni, la stessa ditta in cui lavorava Michele Vinci. Una coincidenza? I dubbi non durarono a lungo, perché contro lo zio di Antonella arrivò un altro indizio, una lettera anonima che accusava l'allora 31enne di essere il responsabile dell'omicidio. Inoltre, stando alle descrizioni dei numerosi testimoni ascoltati, i tratti somatici dell'uomo visto con le bambine sembravano corrispondere a quelle di Vinci, lo zio della vittima. L'uomo era anche proprietario di una Fiat 500 blu e lavorava nell'unico posto dove era possibile reperire il nastro trovato sul luogo del delitto. Dopo averlo pedinato, gli uomini del comando dei carabinieri di Marsala consegnarono a Terranova indizi tali che indussero il procuratore a firmare un mandato di comparizione nei confronti di Vinci. La mattina del 9 novembre il sospettato venne condotto in procura con la moglie. La donna venne ascoltata per prima. Dichiarò che il giorno della sparizione delle bambine il marito non era tornato a casa come faceva abitualmente. A questo punto l'uomo venne sottoposto a un lungo interrogatorio al quale sembrò rispondere con precisione. Intorno alle 22:40 confessò di essere l'autore del rapimento delle tre bambine. Aggiunse di averle prese per appartarsi con loro, soprattutto con Antonella, per la quale provava una forte attrazione. Dichiarò di averle gettate in una cava molto profonda in contrada Mabiline. Dopo la sua confessione, l'uomo venne arrestato. Era notte fonda quel 9 novembre quando il corteo di auto lasciò il Palazzo di Giustizia per andare nel luogo indicato dal Vinci, alla ricerca del pozzo, dove le piccole erano state gettate. Accanto al magistrato c'erano la sua ombra e braccio destro di sempre, il maresciallo Lenin Mancuso e il colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa, comandante della Legione Carabinieri di Palermo. Stranamente Vinci non si mostrò molto sicuro del pozzo, che era diventato la tomba delle bambine. Indicò prima un luogo, poi un altro ancora. I carabinieri dovettero esplorare tre cave prima di trovare le piccole, rannicchiate e abbracciate in fondo a un cunicolo. Le operazioni di recupero furono tutt'altro che agevoli. I corpi di Ninfa e Virginia vennero riportati in superficie alle 5:45 del mattino. Una nuova ispezione all'esterno della cava permise ai carabinieri di recuperare circa un metro di nastro adesivo dello stesso tipo utilizzato per imbavagliare Antonella. Attaccati al nastro vennero ritrovati dei capelli biondi di donna, la cui identità rimase un mistero. I carabinieri, calatisi all'interno del pozzo, rilevarono segni di unghie nel tufo, reso molle da una falda acquifera. Vennero rinvenute un paio di mutandine, oltre a una scarpetta della piccola ninfa. Le bimbe dovevano essere ancora vive quando furono gettate dentro il pozzo. L'autopsia rivelò anche che si era innescato un processo di asfissia nei tessuti polmonari dei cadaveri. E visto che la circolazione d'aria nel pozzo era più che sufficiente, non si escluse che la morte potesse essere avvenuta in luogo diverso. A destare i sospetti furono anche i capelli di donna rinvenuti sul nastro. Forse appartenevano a una complice che poteva aver badato alle bambine nei giorni successivi al sequestro, fino alla loro morte. Il caso, che sembrava risolto, si complicò alla luce dei nuovi risvolti che fecero vacillare le confessioni di Vinci. Il triplice funerale vide tutta Marsala in piazza. Tutti piangevano e alle lacrime di dolore
si mescolarono lacrime di rabbia. Dopo una breve permanenza nel carcere di Ragusa, Vinci venne trasferito a quello di Mistretta, dove il 9 dicembre venne interrogato dal giudice Terranova, da Libertino Russo, cui fu affidata l'istruttoria per il triplice omicidio. Vinci continuò a sostenere la tesi secondo cui tutto cominciò dalla bevanda offertagli da un uomo che gli sconvolse il cervello, portandolo a commettere quegli efferati omicidi. Tuttavia, più che negli interrogatori precedenti, Vinci sembrò tradirsi circa il luogo e le ore di prigionia della piccola Antonella. Dichiarò di aver tenuto la bambina nascosta nei cespugli vicino al pozzo, dove vennero ritrovate le sorelline Marchese. Poi, di averla condotta nella scuola abbandonata, dove l'aveva nutrita fino a che non l'aveva trovata morta, decidendo solo a quel punto di darle fuoco. Queste affermazioni presentavano contraddizioni che non sfuggirono né a Russo né a Terranova. La zona in questione era abitata e sarebbe stato impossibile per Vinci agire senza essere visto, a meno che, fra gli abitanti del luogo, non ci fosse stato il complice. Forse Giuseppe Guarrato, un agricoltore, proprietario di un podere e di un fondo vicino alla cava dove erano state trovate Virginia e Ninfa e dove la piccola Antonella era stata tenuta prigioniera. Come poteva non aver visto nulla, non aver sentito le grida della bimba? Guarrato non poteva non aver visto Vinci quando andava a trovare la bambina. Non poteva non aver sentito le grida di aiuto di Virginia e Ninfa. Giuseppe Guarrato venne quindi arrestato con l'accusa di concorso in omicidio e in sequestro di persona. Dopo 40 giorni però, l'uomo venne scarcerato per mancanza di indizi. Unico accusato, dunque, restò lui, Michele Vinci, il reo confesso. In seguito a questo nuovo colloquio, Russo dispose delle perizie psichiatriche per stabilire se, effettivamente, Vinci era capace di intendere e di volere, sia al momento del fatto che durante gli interrogatori svolti nel corso delle indagini. La prima perizia, del 1972, non raggiunse un verdetto unanime. Tale contraddizione portò Russo a disporre una nuova perizia, che descrisse Vinci come freddo mistificatore che continuava a mentire con estrema abilità. Una prima svolta nella fase istruttoria condotta da Libertino Russo provenne da una lettera che Vinci scrisse alla moglie dal carcere. Nel documento, attentamente valutato da Russo, Vinci sembrò accennare a un movente e delineare la figura di un ipotetico complice. Questa sembrò anche essere la conclusione con cui il giudice completò la fase istruttoria. Alla luce delle rivelazioni di Vinci, Russo non escluse un intervento mafioso che avesse imposto l'esecuzione del delitto di Antonella Valenti affinché il padre rientrasse dalla Germania. Il processo fu celebrato al Tribunale di Trapani. Il pubblico ministero contro Vinci fu Gian Giacomo Ciaccio Montalto. La prima udienza si concluse con un'ordinanza di rinvio. In sede processuale Michele Vinci chiese, per motivi di sfiducia, la sostituzione del legale. Il nuovo difensore fu l'avvocato Esposito, che richiamando il diritto alla difesa, ottenne il rinvio per poter consultare tutti i dati del caso. Nella successiva udienza Michele Vinci ritrattò le sue ammissioni e sostenne di aver rapito le bambine perché costretto da Franco Nania, ma di non aver fatto loro del male. Nania, insegnante di elettronica a Pantelleria, ricopriva l'incarico di direttore della società di cartotecnica presso cui Vinci lavorava. L'imputato affermò inoltre di averlo incontrato in un capannone una sola volta e di essere stato minacciato dall'uomo che lo aveva preso di mira insieme alla sua famiglia, nel caso in cui non avesse preso Antonella. Tuttavia, furono scarse le prove che Vinci portò contro Nania. Ma nonostante le dichiarazioni sembravano incastrarsi bene nell'ambito della ricostruzione fatta, Vinci cadde spesso in contraddizione, soprattutto riguardo all'ordine cronologico degli avvenimenti che avevano coinvolto Nania, dimostrandosi incapace di rispondere a semplici domande. Nania comunque venne arrestato e il processo venne rinviato per instaurare un'istruttoria atta ad accertare la posizione del professore, accusato di concorso in sequestro e triplice omicidio. Nei 3 mesi successivi i magistrati non trovarono nulla
che potesse confermare l'accusa mossa da Vinci. Il PM mise a confronto i due, ma Nania continuò a restare fermo nelle sue dichiarazioni di estraneità ai fatti e Vinci, da parte sua, non portò alcun elemento che potesse rendere credibile la sua versione. L'istruttoria contro Nania si concluse con il suo proscioglimento. Nelle successive udienze di novembre, i pubblici ministeri focalizzarono le domande sull'uomo misterioso che avrebbe avvicinato Vinci prima del sequestro. Durante gli interrogatori, l'uomo ricordò quando, poco prima del fatto, nella piazza dove attendeva le bambine, lo sconosciuto lo aveva avvicinando, offrendogli un bitter. Vinci lo descrisse dettagliatamente, ricordava le sue parole, ma continuò a dire che non lo conosceva. 4 mesi più tardi, il 5 marzo 1974, Vinci chiese improvvisamente di essere ascoltato dalla sua cella di isolamento, perché era pronto a rivelare il nome dell'uomo che lo aveva avvicinato. Fu così che saltò fuori il nome di Nicola Di Vita, zio delle sorelline Marchese. Rintracciato dai carabinieri, Di Vita venne condotto nel carcere di San Giuliano per effettuare un confronto con il mostro. Vinci affermò con decisione di aver consegnato le bambine a Di Vita, che sarebbe anche l'uomo che lo aveva avvicinato prima del rapimento. Secondo indiscrezioni trapelate dal confronto, subito dopo aver lanciato questa accusa, Vinci si chiuse in un mutismo ostinato, nonostante Di Vita lo invitasse a parlare. Nemmeno questa volta Vinci portò prove a sostegno della sua tesi, rendendo inevitabile il proscioglimento delle accuse verso Di Vita. Nell'udienza del 6 maggio 1974 ci fu un nuovo colpo di scena. Vinci si ricordò di aver consegnato una lettera che lo scagionava a Padre Fedele, parroco della chiesa dell'Addolorata a Marsala, che l'avrebbe dovuta consegnare alla moglie se mai gli fosse accaduto qualcosa. Ma il prete era morto di infarto da una settimana, quindi non poté confermare o smentire quanto detto dall'imputato. La corte d'assise ordinò la perquisizione della casa del sacerdote e della parrocchia, ma non trovarono nessuna traccia della lettera. Nacquero invece sospetti sulla morte improvvisa del prete, per cui venne richiesta la riesumazione, che però non portò nessuna nuova scoperta. Non fu d'altronde l'unica morte che movimentò le indagini sul giallo di Marsala. Oltre a Padre Fedele, anche Giuseppe Limandri, testimone spontaneo e controverso, morì misteriosamente cadendo da un tetto. Un altro incidente mortale portò via uno dei possibili testimoni dei delitti. Ignazio Guarrato, parente di Giuseppe, morì precipitando in un pozzo in una zona della cava che conosceva molto bene. L'uomo, che all'epoca dei fatti era un diciottenne, abitava proprio in Contrada Mabilina e era nella posizione di vedere il podere e il pozzo, nel quale vennero trovate le sorelline. Un'altra disgrazia che tolse agli inquirenti la possibilità di interrogare un testimone affidabile sui fatti avvenuti in quella zona. Malgrado le confessioni colme di dettagli, Vinci accusò prima se stesso e fu creduto, nonostante le lacune e le contraddizioni del suo racconto. Quando indicò poi un mandante e un complice, fu giudicato un calunniatore solo perché la sua accusa coinvolse personaggi di spicco della politica o di organizzazioni mafiose locali e soprattutto perché a carico di Nania e di Di Vita non si riuscì a trovare neppure uno straccio di prova. In queste condizioni il processo si avviò verso la sua conclusione più ovvia. Il 10 luglio 1975 la Corte di Assise di Trapani lo condannò all'ergastolo. Non fu molto diverso il verdetto al processo d'appello. Vinci venne ancora giudicato l'unico colpevole, ma la sua pena fu ridotta a 29 anni di carcere. Nel 1979 la Corte di Cassazione ratificò la sentenza d'appello, che divenne in tal modo definitiva e il caso fu chiuso. Non ci fu più nulla da dire o da fare. Il 30 dicembre 1988 la trasmissione televisiva Telefono Giallo, andata in onda su Rai 3, dedicò all'enigma del mostro di Marsala un'intera puntata in cui Michele Vinci si spinse a nuove confessioni
L'uomo, dalla sua cella, parlò di un ipotetico sequestro fallito ai danni dell'onorevole Grillo, alla base del sequestro e del successivo omicidio delle tre bambine. Le sue parole portarono a reazioni immediate da parte delle autorità, tant'è che nel 1989 il caso fu riaperto da Paolo Borsellino, che all'epoca era il procuratore della Repubblica di Marsala. Ma a causa della mancanza di ulteriori prove, i magistrati si videro costretti a chiudere nuovamente il caso. Michele Vinci, dopo aver scontato la pena ed essere stato scarcerato nel 2002, non ritornò mai più a Marsala. Nonostante tutti i dubbi, le rivelazioni e le incongruenze palesi, questa tragica vicenda siciliana è passata alla storia come un fatto di ordinario degrado. Cos'è successo veramente e quale sia stato l'effettivo movente di questo triplice omicidio, ancora oggi rimane in parte un mistero, attorno al quale, per una serie di coincidenze, si sono incrociati i destini di tanti personaggi che nel giro di pochi anni divennero vittime illustri della mafia. Il giudice Cesare Terranova, il magistrato Giacomo Ciaccio Montalto, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il maresciallo di polizia Lenin Mancuso e il magistrato Paolo Borsellino. Che l'ombra della mafia si allunghi anche sul delitto di Marsala? La difesa di Vinci così sostenne.